Je vais conter l'histoire d'un type un brin bizarre, roulant comme un chauffard, une nuit dans le brouillard, et quatre fers en l'air. Il ne fait pas le fier, c'est une vraie misère, car c'est le Père Noël. La plante est sans traîneau dans un joli sapin qui faisait le nico au milieu du chemin. Sont répandus à terre dans un amas de fer et c'est pas rigolo les millions de cadeaux. Mais c'est que l'heure avance, il faut se décider. Siamo al carcere di Cavino, la stiamo effettuando la raccolta dei girasoli che abbiamo seminato qui la scorsa estate, e dopo questo lungo periodo di pioggia stiamo finalmente raccogliendo i girasoli, i cui semi serviranno per un impianto di produzione di energia. Presto qui cominceremo da lunedì, quindi nel giro di qualche ora lavoreremo in questi campi insieme a 9 detenuti del carcere di Carinola per intraprendere, portare avanti le attività del progetto della cooperativa Carla Laudante, che prevede appunto agricoltura biologica in questi, su questi campi, prevedendo l'inserimento sociale e lavorativo dei detenuti, e che prevede la realizzazione di un birrificio artigianale per la produzione della frutta a chilometro zero. I semi di questi girasoli serviranno per alimentare, dopo trasformati in olio vegetale, un impianto a biomasse da 376 kW. Installato in provincia di Salerno. È un progetto di economia sociale che prevede l'inserimento lavorativo di, per il momento, 9 detenuti qui al carcere di Carinola, che era di massima sicurezza, ora è diventato di media sicurezza. 9 detenuti che lavoreranno per il momento i campi, e dalla primavera prossima invece si concentreranno nelle attività di birrificio artigianale che abbiamo previsto qui nei locali della colonia agricola di questo istituto penitenziario. È prevista anche attività all'interno dei padiglioni. Innanzitutto stiamo allestendo un'area verde dove i detenuti faranno dei colloqui con le famiglie e con i piccoli attraverso il sistema premiale, d'intesa con la direzione, con il provveditorato. Quindi sarà allestita quest'area dove chi merita, ecco, potrà fare il colloquio in un ambiente a basso impatto emotivo per i propri figli, i propri piccoli.